Grazie Presidente. Beh, la prima soddisfazione è quella che quest'atto approda in consiglio provinciale. Ne sono pienamente soddisfatto. Ho rivolto altresì una domanda però in sede di commissione al Vicepresidente Mattioli e a questa domanda vorrei mi fosse data ora una risposta. Cioè, fatta salva la perfetta correttezza di quest'atto dal punto di vista formale, io vorrei capire se altri patti parasociali di questo tipo sono stati siglati da controllate direttamente o indirettamente partecipate dalla provincia di Milano senza che questi atti venissero portati in consiglio. Se mi può. No, volevo se possibile questo. Soddisfatto della risposta, salvo che se dovessero emergere da parte della rappresentanza provinciale nelle nostre società il via libera a sottoscrizione di patti parasociali che non siano passati attraverso il Consiglio, io personalmente ritengo questo motivo sufficiente e in qualche misura necessario per sollevare costoro dai rispettivi incarichi. Nel senso che un rappresentante dell'ente provincia che non dovesse conoscere le nostre disposizioni statutarie, sarebbe, di grave pregiudizio rispetto al suo essere in rappresentanza, dell'ente provincia all'interno degli organismi. Per il resto, trattandosi di patti parasociali, non ho altro da dire. Mi fa piacere, peraltro, che con questi patti parasociali la provincia di Milano, come dire, confermi un interessamento rispetto alle attività che questa società è chiamata a svolgere. Non mi sembra un dato politicamente ininfluente che con la sottoscrizione di questi patti parasociali si dica sostanzialmente un sì a Brebemi, perché questa è la lettura politica che io do di quest'atto. Se il Presidente della Provincia di Milano avesse voluto in qualche modo continuare nel suo diniego alla priorità assegnata da Brebemi alla costruzione di questa infrastruttura, non avrebbe aderito a patti parasociali fatti in questo modo. Per cui prendo atto che con questo atto, e mi scuserete il gioco di parole, l'amministrazione provinciale traccia una netta cesura rispetto agli esponenti della, adesso non so più come chiamarla, Sinistra Arcobaleno, oppure faccio l'elenco, Rifondazione Comunista, Sinistra Democratica, Verdi e Comunisti Italiani e Rifondazione Comunista, che questo atto altrimenti non avrebbero, e Sinistra Critica, che questo atto altrimenti non avrebbero mai votato. Da questo punto di vista io noto in aula parecchie assenze. C'è l'intero gruppo di Rifondazione Comunista che è assente, c'è il gruppo dei Verdi, tranne il vicepresidente Greco, che non vorrei però fosse presente esclusivamente per la sua squisita attenzione istituzionale. C'è il gruppo dei Verdi che è assente, c'è il gruppo consiliare dell'Italia dei Valori che è assente. Io chiedo come devo leggere queste assenze.